Trento è stato l'ultimo concilio che se ne dica che ha capito questo problema. Vaticano II no. Perché ricordiamoci che Trento dava il permesso di comunicarsi, qualora non ci fosse la possibilità di confessarsi, anche alle persone che erano in peccato mortale, dicendo loro, chiedete in privato perdono a Dio, ma la comunione la fate. Poi vi confesserete, alla prima occasione possibile. Provate a prendere questa norma così saggia ed entrarci dentro, non a giocare come i bambini a fare i furbi. Allora lì comprendiamo che i sacramenti sono propter nos homines, come l'incarnazione è propter nos homines, cioè a nostro favore. Altrimenti noi facciamo della nostra fede una specie di prigione che ci soffoca, perché se non sei perfetto non puoi essere cristiano. Invece la religione cristiana è fatta dai poveri grami che dicono non sono perfetto, mi piacerebbe esserlo, vorrei avere un bel rapporto con Dio, purtroppo non riesco ad averlo. E vi chiedo che lui mi aiuti, perché io più di così non riesco a fare. Mi seguite? È la stessa logica che voi trovate all'interno di questi due capitoli. Naturalmente, se voi li leggete di corsa, questi due capitoli sono due capitoli nauseanti, tanto più che poi la finale è un carnaio, come vi ho mostrato. E poi c'è tutta questa immaginazione che vi porta fuori dalla realtà. Naturalmente, se voi pian piano prendete invece questi capitoli, li inquadrate nel tempo in cui sono stati infilati dentro, capite la situazione storica, cercate di innestare quelle regole interpretative che abbiamo visto nella prima lezione, allora questi due capitoli parlano. E lasciamo da parte Ezechiele. Vediamo invece il libro di Zaccaria. Anche Zaccaria, come il libro di Ezechiele, è diviso in due parti. Una prima parte la potremmo chiamare profetica, dal capitolo primo al capitolo ottavo. L'altra parte, dal capitolo nono al capitolo quattordicesimo, dobbiamo chiamarlo invece testo apocalittico. Sono due autori diversi e anche parecchio distanti tra loro. Vi porto solo un esempio. Zaccaria, capitolo primo, fino al capitolo ottavo, racconta situazioni o fa delle profezie per situazioni che si sono storicamente collocabili fra il 520 e il 518 avanti Cristo, quindi nell'arco di due anni, non di più. In questi capitoli si parla di un messianismo che è davidico, cioè si è ancora ancorati all'idea che il Messia è figlio di Davide, è un re, e dunque uno che è capace di combattere, di dare via una sberla possente a tutti coloro che stanno approfittando della debolezza di Israele. 520-518 vuol dire che siamo appena ritornati dall'esilio, il ritorno dall'esilio del 538, quindi appena 20 anni dall'esilio. Gli ebrei sono giù di corda, i raccolti sono scarsi, i samaritani rompono l'anima, soldi ce ne sono pochi, le costruzioni vanno avanti lentamente e c'è un grande clima di demoralizzazione. Mentre invece i capitoli 9 e 14 si collocano parecchio dopo, è scomparso il concetto di messianismo davidico, e abbiamo invece un messianismo anonimo, tra l'altro sofferente, perché il Messia presentato dalla seconda parte del testo di Zaccaria, stranamente è un Messia trafitto. Proprio viene adoperata la parola trafiggere, come quando durante la battaglia con la spada si infilza il nemico, lo si trafigge. Come si può leggere
questo insieme di capitoli dal 9 al 14 di Zaccaria. Naturalmente anche qui grande confusione, perché abbiamo visto che gli apocalittici sono dei maestri nel dire e non dire, oppure nel dire cose così strane che apparentemente sembrano non averne capo né coda. Mentre invece, se si leggono con calma, Zaccaria non 91, siamo alla linea 63, non 91 ma 9,1, manca una virgoletta. Praticamente 9, 10 e prime briciole dell'11 viene svolto il tema della parola di Dio che converte. Questo è il tema portante. Non sono dunque le minacce che convertono e non sono le paure che convertono, ma è questa parola che pian piano ti entra dentro, ti cambia, ti modifica lentamente, per cui tu alla fine di un determinato periodo ti accorgi di pensare in maniera diversa, di avere una sensibilità diversa, e fondamentalmente non è che tu abbia fatto molto per ottenere questo risultato, hai solo lasciato il tempo che la parola di Dio lavori. Naturalmente in questa prima parte Zaccaria è debitore di un profeta. Il deutero Zaccaria, questo apocalittico, è debitore di un profeta, se ricordate, del deutero Isaia o Isaia di Babilonia, il quale nel capitolo 55 paragona la parola alla pioggia e dice come la pioggia fa il suo dovere quando scende, irriga i campi, fa sì che crescano i semi per dare da mangiare al seminatore e poi evapora, torna dunque in cielo, ma non torna senza aver fatto ciò per cui è stata mandata, e così dice sarà della mia parola. Quando io la mando, non torna a me senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Si tratta dunque di un nuovo atto di fede che noi non siamo capaci di fare, perché per noi la parola di Dio è sempre una specie di grande serbatoio di tanica, di belle idee, di concetti teologici, di suggerimenti morali o spirituali. Mentre invece no, la parola di Dio è mistero, è una forza, agisce. E ricordiamoci che la parola di Dio è creatrice. Dio disse, ed è con la parola che crea l'universo. Teniamo presente ancora che la parola di Dio viene chiamata nel Nuovo Testamento efficace, cioè produttrice di qualche cosa. Nella lettera agli Ebrei lo si dice con chiarezza. Noi questa dimensione non vogliamo assumerla, siamo purtroppo occidentali, per cui per noi la parola è un testo morto, stampato sulla carta, se noi lo leggiamo diventa vivo, ma diventa vivo intellettualmente, lo facciamo diventare concetto. Provate invece a pensare quando una mamma prende in braccio il bambino, piccolo, gli parla, ma il bambino all'inizio non capisce niente, sente però il tono della voce della madre, sente che queste parole sono per lui una carezza, sente, non capisce, ma sente. In quel caso la parola della madre è paragonabile alla parola di Dio, è efficace anche se lui non la capisce sempre, è efficace, perché quel senso di protezione, di rasserenamento, di vicinanza, questa parola la trasmette. Lo stesso è della parola di Dio, dice il deutero Isaia, ma la stessa cosa la dice il deutero Zaccaria. In questo contesto dove la parola opera soprattutto con i nemici del nord e li converte, questa parola fa sì che a Gerusalemme arrivi un re mansueto, tanto mansueto che invece che entrare a cavallo entra con un asino. Ora voi sapete che in Oriente l'asino è l'animale
che rappresenta la mansuetudine. Non so se l'animale scalciava come i nostri asini, ma se voi andate in Palestina rimanete impressionati dalla dimensione minuscola di questi asinelli. Sono piccoli, sono poco più di un cane. Quando l'uomo monta sull'asino con i piedi, tocca per terra. Sono asinelli piccolissimi. E naturalmente c'è sproporzione fra questo asinello e il peso che portano. E quindi vi fanno anche qui una tenerezza infinita. Sono piccoli, sono sempre lì, servizievoli. Io non ho mai visto un asino che si incavola. Eppure in Palestina ci sono stato, non una volta sola. Quando si dice che un re cavalca un asino, si vuol dire che è mansueto questo re, non è bellicoso, ma non è neanche ricco, perché l'asino è la fuoriserie dei poveri, il ricco ha il cavallo. Ancora dice Zaccaria che questo re opererà in nome di Dio portando ciò che è positivo per il popolo e distruggendo ciò che non è positivo per il popolo. Proviamo a uscire fuori dal testo, perché il testo alle volte sembra una favola. Se noi fossimo degli atei in questo momento, che cosa ricaveremo da questo testo? Due dati semplicissimi. Vuoi cambiare le persone? Parla, dialoga, esprimiti, adopera la parola. Mai la violenza. Bush biblicamente sbaglia, perché quello sta scalpitando come un cavallo, perché non vede l'ora di cominciare una guerra. Non si risolvono le cose così, non si risolvono, purtroppo. La guerra è sempre l'ultima razza, l'ultima, quella possibilmente da non raggiungere mai. Ma bisogna tentare sempre le vie della parola. Ed è con la parola che i nemici del nord cambiano stoffa. Secondo, non è mostrando i muscoli o facendo i prepotenti che si possono ottenere le realtà positive. Non è imponendo. Io non voglio entrare in merito a valutazioni politiche, se no la mia amica dopo pronto le dice che sono un provocatore. Ma vorrei farvi capire una dimensione ecclesiale. Fino a quando la Chiesa è stata dura, prepotente, in parte purtroppo lo è ancora, ma è molto cambiato il clima del Vaticano II in qua. Oggi la Chiesa è più propositiva, e più sulla linea se vuoi vieni e seguimi, piuttosto che sulla linea tu devi. Certo, ci possono essere alcuni miei confratelli che sono della vecchia scuola e quindi il tu devi è l'unico metodo che hanno imparato, è l'unico metodo con cui si esprimono. Ma provate a notare i documenti della Chiesa come sono cambiati. Noi ci troviamo di fronte ad un cambiamento che ha fatto sì che i laici comincino a diventare protagonisti nella Chiesa e il clero si faccia da parte e assuma il ruolo che deve assumere nella comunità ecclesiale, senza essere invasivo di compiti che non gli competono. Se dunque vogliamo ottenere il meglio, due sono le strade: il dialogo, l'uso della parola, sempre. E poi mai la prepotenza. Il re è quello che entra a Gerusalemme su un asinello. Qui potremmo anche parlare dell'efficienza, se volete. Noi stiamo correndo in questo periodo un pericolo molto brutto, dentro la Chiesa. Paragoniamo inconsciamente la Chiesa ad un'azienda. E quindi se un'azienda produce tot pezzi in tot tempo, è chiaro che il prezzo cala e quindi il prodotto diventa competitivo nel mercato e perciò l'azienda cresce. Mi seguite?
Questa logica la stiamo portando dentro la Chiesa, dimenticandoci che la coscienza delle persone è mistero. È l'incontro fra la coscienza della persona e Dio, è mistero, e non c'è efficientismo che valga a far sì che le persone diventino sante, si convertano, diventino cristiani impegnati. È perfettamente stupido questa logica. Che noi come credenti dobbiamo dare tutto quello che possiamo, questa è la logica del Vangelo. Che poi quello che possiamo corrisponda agli standard di produttività di un'azienda, potrebbe essere anche di no. Quindi non sono le grandi organizzazioni ecclesiali che producono la fede, producono la santità, producono la umanizzazione delle persone. Non sono i grandi metodi. Io vedo, per esempio, che nel mondo salesiano si stanno ubriacando di metodo. Se il metodo fosse per davvero efficace, i risultati si dovrebbero vedere. Invece il metodo è solo efficiente e noi dobbiamo essere sapienti nel distinguere fra efficienza ed efficacia. Gesù non era efficiente, ha scelto 12 tamburi, uno dei quali peggio degli altri, per fare gli apostoli. Nessuno oggi farebbe quello che ha fatto Gesù. Guardate che mi uccideranno. No, non si perde mai la faccia in pubblico, perché bisogna creare un'immagine positiva. CFR Berlusconi. Gesù è un anti-Berlusconi, perché dice il male di sé, che va a finire male, senza tante storie. Pietro è un berlusconiano, il primo papa è un berlusconiano, e dice, per l'amore di Dio, non state queste robe qua in pubblico. E cosa risponde il Signore? Gesù non è efficiente. Anzi, se mi capite bene, perché non possiate dopo dire che è una bestemmia, Gesù è deficiente. Cioè non interessa proprio niente dell'efficienza, ma è efficace, perché la redenzione lui l'ha compiuta. Un re che entra mansueto su un asinello a Gerusalemme, capite? Zaccaria lo prevede, Gesù lo compie non solo come gesto simbolico di adempimento, ma come stile di vita, che Zaccaria anticipa di circa 3 secoli. Questo è il Messia, e la figura del cristianesimo dovrebbe correre su questi standard. Noi stiamo correndo un pericolo. Ci disintossicheremo? Può darsi di sì, può darsi di no, ma l'importante è capire che questo pericolo incombe nella catechesi e nella pastorale. Questo non significa che non dobbiamo adoperare ciò che ci serve per una sana organizzazione, per ottenere degli obiettivi, per seguire delle tappe intermedie, ci mancherebbe altro. Ma credere a queste cose, questo è deficiente. Perché noi non dobbiamo mai dimenticarci che l'obiettivo finale è far sì che la persona incontri Dio. E qui siamo nel mistero, non nella produzione.